Mattias ci ha ordinato di reclutare uomini per la nostra confraternita. Meglio non troppo svegli, disposti ad ubbidire e sgobbare. Chiunque apra bocca o resista viene giustiziato sul posto. Le donne, e Mattias ad occuparsene. Molte vengono sacrificate ai guardiani, solo alcune destinate alla prova. Ci tocca sopportare quella ridicola cerimonia. Ah, alcuni fratelli iniziano addirittura a crederci. Su quest'isola maledetta c'è qualcosa che controlla le tempeste e ci impedisce di andarcene. Padre Mattias dice di essere in contatto con lei, l'anima della regina del sole. Non so cosa pensare. Voglio solo sopravvivere. In genere gli Inro sono di legno laccato, ma questo è in ottone. Presumo risalga all'Ottocento. La parte interna puzza ancora di tabacco. Forse era un antico portasigarette. Un manufatto di giada della dinastia Ming. Direi autentico. Circondiamola! Non deve scapparci! È solo una ragazzina! Una ragazzina che ci sta facendo il culo! Coraggio! Andiamo in giro, la prenderemo!
Che cosa succede? Ottobre 1994. La mia pazienza è stata premiata. Finalmente ho i miei luogotenenti, i tutori dell'ordine che ho imposto. Le tempeste hanno portato gli uomini che mi servivano per formare la confraternita dei Solari. Tutto muscoli, poco cervello. Erano deboli, vulnerabili, spezzati dalla furia delle tempeste. Io li ho aiutati a rialzarsi. Ora sono al mio servizio. Al servizio della Regina del Sole. Lei mi guida. Mi ha sempre indicato la via. Non posso negare ciò che ho visto. E presto nemmeno loro potranno. Lei è ovunque su quest'isola. Tuttavia la confraternita deve crescere. Troveremo nuove reclute, imporrò delle leggi, una sorta di codice di condotta e li metterò a costruire per la Regina del Sole mentre io cercherò la chiave. Come fanno a vivere così? Oddio! Green! Qui serve aiuto! Dai, forza! Vai, culo! Ti faccio secchi! Se volete un po' anche voi! Grim! Sei fuggito! Ti credo! Sali quassù! Dobbiamo salvare gli altri! Crociamolo! Hai compagnia! Quella è il passo! Arrenditi, straniera! Non provateci, bastardi! Date la madre! Scendetela giù e ammazzatela! Arriva gli altri bastardi! Sei mio! Ma so dove li tengono. Sali quassù e andremo a salvarli. Non posso salire da qui. Ah, merda. Hanno una qualche diavoleria per spostare i carichi. Magari puoi usarla per arrivare dall'altra parte. Va bene. Sto arrivando.